Meno burocrazia, meno file, ridurre le code agli sportelli. Addio file all'ufficio anagrafe, ma sicuramente non nell'immediato. La rivoluzione digitale che da oggi, 15 novembre, permette ai cittadini di accedere ai propri certificati anagrafici direttamente online e gratuitamente non ha sortito subito il risultato sperato. Stamani in via Madonna di Fatima, nella zona orientale della città di Salerno, dove ha sede il servizio demografico del comune di Salerno, erano tante le persone in fila, una giornata come tante altre, anche in considerazione del fatto che l'ufficio è uno dei pochi della città dove i cittadini possono richiedere certificati e soprattutto carte di identità. Sono proprio infatti le nuove carte di identità elettroniche a tenere in fila i cittadini salernitani, che possono farne richiesta solo per 2 giorni a settimana, il lunedì dalle 8.30 alle 12.50 e il martedì sia al mattino negli stessi orari che di pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30. Da oggi 14 tipi di certificato di nascita, matrimonio, cittadinanza, residenza, stato di famiglia e simili si possono fare online dal sito dedicato da parte del Ministero dell'Interno, l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, ma non tutti i cittadini si sentono pronti per farlo. Al portale si accede con la propria identità digitale, SPID, carta di identità elettronica, ed a risentirne sono soprattutto gli anziani. Siccome noi siamo anziani, questo collocamento non l'abbiamo. Vedete il telefono che abbiamo? Più di questo non lo possiamo adoperare. Come facciamo noi? Cioè, quelle persone anziane che non hanno questa possibilità, non tengono la gola, non lo sanno adoperare. Come si fa? Piano piano bisognerà abituarsi. Allora, io mi voglio anche abituare, però questo bisogna fare una, come si può dire, un'informazione seria. Cioè, io avessi una parte che mi avesse insegnato come funzionare il computer, come funzionano queste cose. Preferisce la fila invece che fare il certificato direttamente? Non ero informata su questo, per le prossime volte sicuramente online. Ritieni che sia un servizio importante in questo momento, soprattutto quando anche nella città di Salerno gli uffici anagrafe che sono rimasti aperti sono pochissimi? Sì, sono pochissimi e poco personale, per questo queste file. Cosa ne pensa di questo nuovo servizio? Molto bene, va bene, mi piace. Secondo lei i cittadini si abitueranno facilmente a fare questa prassi? Sì, ci vuole un po' di tempo, però penso che poi sia utile per tutti, per la vita che conduciamo, come tempo, si guadagna tempo, quindi va bene. Fa un'ora, signorina, un'ora. Sì. Posso chiedere che certificato deve richiedere? Che certificato deve richiedere? Devo rinnovare la tessera d'identità. Quindi questo è un servizio che lei non può fare online, lo sa che da oggi i certificati si fanno online? No, non lo posso fare, bisogna venire necessariamente qui. E io ho la stampella, sono invalida, sto venendo da un mese qua, vengo, trovo la fuga. Non posso aspettare perché non mi sento di stare all'impiego e me ne vado. Io devo pigliare la pensione, devo fare la tessera di riconoscimento, non c'è nessuno, come devo fare? Si interessassero un po' di queste cose importanti, queste persone, perché non siamo tutte validi. Perché sta aspettando da un mese? Aveva vengo, c'è la fila, vengo alle 10, c'è la fila. E io mica posso stare fino all'una e poi non me lo fanno nemmeno perché devono chiudere. No, per fare la carta d'identità elettronica, altrimenti neanche i certificati online si possono avere. Perché per averle bisogna avere la carta d'identità elettronica o lo SPID, quindi perciò siamo in fila. In questo momento non è in possesso né dell'uno né dell'altro, mi no, pare di capire. Né dell'uno né dell'altro. E quindi sono venuta a richiedere la carta d'identità elettronica. Una soluzione, perché qui per fare una documentazione bisogna stare in fila 3 ore e non tutti hanno questa pazienza. Questo è anche un po' lo scotto che si paga in merito alla chiusura di diversi uffici anagrafe della città di Salerno. Diciamo, questa è alla base è proprio questo, perché prima c'erano 5 uffici del comune decentrati, adesso sono andati in pensione i dipendenti che li facevano funzionare, non sono stati assunti i nuovi dipendenti, per cui siamo penalizzati noi a fare queste file.